Dottor Aiello, SNAV è soddisfatta del collegamento Pescara-Kvar di quest'estate? Ma io dico, considerando i tempi per fare un po' di pubblicità, il fatto che mancavamo da 3 anni da Pescara, sono più che soddisfatti. I numeri ci danno qualcosa in più. Quindi, considerando il momento politico del paese, economico del paese, diciamo, e considerando che su tutte le altre linee nazionali c'è un po' una debacle su tutto, Pescara ci ha dato soddisfazione. Al momento noi ci saremo l'anno prossimo, avremo possibilità di dare più come in termini pubblicitari e sicuramente probabilmente faremo un periodo più grande, diciamo più lungo. Per quanto riguarda le prospettive, al di là del collegamento con la Croazia, su Pescara, sull'Abruzzo, SNAV ha intenzione di investire anche in altro modo? Ma SNAV, se vogliamo, è stata l'artefice anche di questo rilancio del porto. Io credo che in questo momento ci sia una congiuntura astrale, come ho detto in qualche altro momento, in cui c'è un presidente di regione, chiaramente che conosciamo, battagliero, eccetera. Abbiamo un sindaco, abbiamo un nuovo comandante del porto. Io credo che queste cose messe insieme, Camera di Commercio che ha spinto molto per questo collegamento, queste cose messe insieme faranno sì che Pescara, però Pescara deve fare il porto innanzitutto. Noi sappiamo che sono contenti, ci avevano dato una forchetta 15-18 mila, siamo arrivati a oltre 17 mila, per cui bilancio sicuramente positivo. È chiaro che va costruito già da adesso un discorso per il prossimo anno, con tutte quelle attenzioni che noi pescaresi ormai conosciamo benissimo, il problema del porto e via dicendo, non è un caso che ci sia qui il sindaco, che credo avrà qualcosa da dire. Ecco, quello che a noi interessava è ricreare questo movimento, ricreare questa attività che ha portato sicuramente un valore aggiunto alla città in un momento così particolare del nostro paese. Però su questo bisogna continuare ad investire da parte delle istituzioni, a cominciare dall'ente camerale, per far sì che SNAV trovi quelle condizioni che gli permettano di incrementare sia il tempo, cioè portare da 2 mesi a oltre 2 mesi questo percorso, questo collegamento, ma per fare questo, ribadisco il concetto, occorre che le istituzioni facciano squadra per far sì che i numeri vadano incrementati.